dirigenti, docenti, studenti e famiglie appartenenti alle realtà scolastiche del sud del paese hanno vissuto all'interno dell'auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari una giornata di dialogo e confronto, accendendo i riflettori su tematiche urgenti della scuola pubblica paritaria e statale, come ad esempio la garanzia del pluralismo culturale, il monitoraggio e le politiche di recupero della dispersione scolastica e il rilancio dell'offerta educativa nel sud del paese per costruire futuro sulla nostra terra, cura e promozione del corpo docente, qualità ed eccellenza del servizio educativo per tutti. Organizziamo questo convegno perché crediamo che la scuola più cammina insieme, più è a servizio della collettività. Perché siamo partiti dalla Puglia e non da un'altra regione? Perché siamo una regione abituata a costruire ponti e a creare dialogo, proprio per la nostra collocazione geografica. Inoltre crediamo fermamente che da qui possiamo ripartire per una scuola che diventi ascensore sociale per il Mezzogiorno d'Italia. La più grande dispersione l'abbiamo nel Mezzogiorno d'Italia e questo diventa manovalanza molte volte di altri interessi. La soluzione è puntare alla legge di bilancio 2023. Con la legge di bilancio 2022, grazie all'intervento del ministro Valditara, noi siamo riusciti a stabilizzare 70 milioni di euro per gli allievi disabili. Quindi i contributi per gli allievi disabili passano da 1.600 euro a 7.000 euro, che è una cifra importante. Noi ricordiamo che gli allievi disabili erano discriminati, loro non potevano scegliere la scuola paritaria perché il docente di sostegno non era pagato. Oggi con queste 7.000 euro il docente di sostegno c'è. Il divario scolastico dipende dai singoli settori. Ci sono tanti settori dove l'Italia si muove in modo uniforme. Anche le ultime analisi, quelle del Censis, mostrano di più un'Italia a macchia di leopardo più che nord-sud. La Puglia si sta muovendo in diverse direzioni, come tutte le regioni d'Italia. Ripeto, in questo momento, oltre all'attività didattica ordinaria, le nostre scuole, i nostri dirigenti, il personale sono bravissimi, abbiamo in via straordinaria il PNRR. Sono diverse le misure. Una l'ho appena citata e sono quelle sui divari e la dispersione. Altre sono sulle competenze di didattica innovativa, il digitale. Altre sono misure per gli enti locali. Oggi noi in Puglia abbiamo 620 unità scolastiche, di cui una sessantina però il dirigente non ce l'hanno, non ce lo potranno mai avere, avranno soltanto dirigenti in reggenza fino a che ci sono queste norme. Dal 24-25 la situazione cambia, ci saranno quelli che saranno, 570, 580, tanto oggi non siamo più di 574 dirigenti effettivamente presenti sul territorio, ognuno avrà la sua scuola, ogni scuola avrà il dirigente, questa è la cosa principale, senza bisogno che il dirigente o la scuola si preoccupino ogni anno di vedere se stanno a 590 o a 602, perché quello è il limite al di sotto dei quali poi la scuola perde la cosiddetta autonomia e perde pure il diritto ad avere un dirigente.